ritrovati a tutti in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia. Innanzitutto benvenuti da questa splendida location, che ovviamente anche qui ho fatto alcune fotografie con una modella che vi porterò presto nel canale. Detto questo, come avrete già intuito dall'introduzione, oggi backstage un campo di papaveri, shooting che ho registrato a fine maggio, però ve lo porto oggi perché non potevo prima, perché in questo shooting ho utilizzato dei nuovi filtri versatili che ha rilasciato proprio oggi la Freewell, giorno che pubblico questo video. Quindi detto questo, guardiamo il backstage, guardiamo alcune fotografie e ci vediamo alla fine, dove vi spiego come sono fatti e come funzionano questi nuovi filtri della Freewell. A dopo. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo backstage, in questo campo di papaveri dove ho testato questi filtri della Freewell, anzi ho registrato altri backstage con altre modelle dove provo questi nuovi filtri della Freewell. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, anzi vi dirò ancora di più, il video dove testavo l'85 della Yongnuo utilizzavo proprio questi filtri. Quindi detto questo, se avete domande inerenti a quello che avete visto in questo video, vi aspetto qui sotto nei commenti. E adesso però devo darvi anche giustamente qualche informazione su questi nuovi filtri della Freewell. Innanzitutto partiamo dal packaging, che è un classico in stile Freewell, una scatola di cartone dove al suo interno ovviamente ci sono istruzioni, adesivi, un pane in microfibra e garanzia. Tutti i filtri sono all'interno di un astuccio che si apre con una zip a fisarmonica e al suo interno troveremo innanzitutto il telaio in metallo, ovviamente magnetico. Io l'ho preso col diametro da 77 mm, ma si parte da 58 mm fino a 95 mm. Dopodiché abbiamo i VND base. Abbiamo quello normale o quello misto, questo dipende poi da come vogliamo creare il nostro VND, ma ve ne parlo più avanti, già da solo così toglie uno stop. Dopo abbiamo i filtri sempre magnetici che tolgono da 2 a 5 stop, ideali proprio per fare la fotografia di ritratto, per il nostro caso io utilizzo quasi sempre questo. E dopo abbiamo l'altro filtro che toglie da 6 a 9 stop, praticamente un ND64 fino a ND512, ideale per chi fa fotografia di paesaggio o lunghe esposizioni, però per dirvi la verità qualche volta ho avuto bisogno anche di un ND64. E infine ovviamente abbiamo anche un tappo
nuovo in metallo trasparente con il logo della Freeway. Arrivati a questo punto facciamo un veloce recap e vediamo cosa possiamo ottenere, che filtri, se decidiamo di acquistare questo cofanetto della Freeway. Ricordo che questi filtri vengono rilasciati proprio oggi, il giorno che pubblico questo video, e sono una novità assoluta, ok? Detto questo, a cosa servono i filtri ND e ND variabili? Ve lo spiego nella playlist che ho creato nei mesi scorsi, ci sono vari video, ovviamente nella fotografia di ritratto dateci un occhio. Brevemente vi dico, io utilizzo la stragrande maggioranza dei filtri ND, diciamo l'80%, quando voglio scendere sotto il tempo sincro flash della mia macchina fotografica, un 160° per la Sony A7C, un 200° per la R. Per altre macchine fotografiche come la Sony A7 III è un 250°, ok? Quindi dovete vedere un po' le istruzioni della vostra macchina fotografica. Perché voglio scendere sotto il tempo sincro? Lo ripeto ancora una volta, perché voglio la pura potenza del flash, ok? E non scattando in iSync la avremo. Detto questo, adesso vi faccio vedere come montare e ottenere un filtro VND variabile da 2 a 5 stop, ok? Che è molto facile e veloce. Con questo kit innanzitutto possiamo ottenere diversi filtri, se decidiamo ovviamente di acquistarli. Allora, possiamo ottenere un filtro VND che ci toglierà dai 2 ai 5 stop, quello che utilizzo di più io, adesso vi farò vedere come montarlo. Un filtro VND che toglie da 6 a 9 stop, praticamente un ND64 fino a un ND512. Dopo, se vogliamo creare la versione mist, quella che crea il bagliore, anche qui possiamo crearlo da 2 a 5 stop o da 6 a 9 stop, che possiamo togliere, ok? Oppure semplicemente togliendo il VND base potremmo avere un polarizzatore normale oppure un semplice ND32 polarizzato. Questo è quello che possiamo ottenere con questo kit. Dopodiché adesso vi faccio vedere quello che utilizzo praticamente sempre io, che è un filtro ND variabile da 2 a 5 stop che possiamo togliere. Prendiamo il telaio, quello con la riga rossa, prendiamo il filtro base, quello normale, non il mist, facciamo combaciare il logo Freeway con il logo sul telaio, quindi è molto semplice. Dopodiché prendiamo l'altro filtro, quello che toglie dai 2 ai 5 stop. Cosa molto importante in questo momento è far combaciare la lettera A di questo filtro con la lettera A sul telaio. Quindi la cerchiamo, la fissiamo e la agganciamo e in questo momento avremo già creato il nostro filtro. Ovviamente possiamo avvitarlo al nostro obiettivo e siamo pronti a utilizzare il nostro filtro. Ok ragazzi. Ovviamente se noi avessimo la necessità di utilizzare un filtro polarizzatore, togliamo ovviamente il filtro base e capovolgiamo questo filtro e lo mettiamo dalla parte dove c'è scritto CPL e avremo il nostro filtro polarizzatore. Bene ragazzi, allora siamo quasi giunti al termine del video. Prima di salutarvi però volevo anche farvi sapere una cosa che decisamente è importante per farvi vedere quanto seria è questa azienda, la Freeway. Allora, mi mandò il primo esemplare di questo filtro che vi ho portato oggi nel canale lo scorso agosto del 2020, era un esemplare, la prima, diciamo, tra virgolette beta, dove l'avevo provata, ovviamente non solo io, tantissimi fotografi, tantissimi videomaker. Ovviamente in questi mesi la Freeway ha raccolto i vari feedback, ha lavorato tantissimo a questi filtri e oggi, giorno che pubblico questo video, c'è il rilascio ufficiale, quindi andrete a acquistare un prodotto decisamente testato e verificato, quindi avrete una garanzia in più. Ovviamente io vi lascio tutti i link in descrizione se volete acquistarli, il prezzo vi ho detto si aggirerà intorno ai 300€, però è una promozione che da quanto ho capito vale per i primi 1000 pezzi, dopo aumenterà, quindi affrettatevi per trovarlo a questo prezzo. Se volete supportare il mio lavoro basta dare un semplice like, per me è molto importante per portare questi contenuti. Noi ci vediamo la prossima settimana o al più tardi fra 15 giorni con un nuovo backstage, quindi grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao.